Hanno lavorato notte e giorno con i loro attrezzi da lavoro e il loro estro per lasciare impresse sui muri di Pizzo queste opere d'arte. A realizzarle la spagnola Lucia Alonso, il cinese Han Wei Luli e lo scultore Antonio Lagamba. Sono stati loro i protagonisti della quarta edizione dello Strati Festival. L'evento ogni anno ad ottobre richiama artisti di fama nazionale ed internazionale che abbelliscono i muri della città. Come nel 2013, quando nella città napitina venne il giovane artista milanese Edoardo Tresoldi, che sperimentò una scultura in rete metallica, il collezionista dei venti. Installata ai piedi della piazza, è l'opera più fotografata e ammirata. Scultura che ha portato alla ribalta la città di Pizzo, già nota per le sue bellezze paesaggistiche e per il gelato tartufo. Sul muro che costeggia la scalinata che da Piazza della Repubblica conduce alla 522 è stato realizzato il dipinto dedicato a Padre Pio. Ed eccolo l'artista cinese che ammira la sua opera dopo 10 giorni di lavoro. La prima volta che ho stato qui a Italia ho visto tante immagini dal Padre Pio e mi sono un po' stupito per questo, no? Alla Marina di Pizzo si trova invece l'opera realizzata dalla spagnola Lucia Alonso. No, è la prima volta che sto in Italia. Lei è arrivata qui per vedere un po' la situazione dentro Pizzo, ha studiato la gente di qua e ha visto che c'è un sacco di marinai che partono. La partenza che è legata sia a un senso di libertà nel mare, però anche a un senso di chiusura legata al lavoro, quindi la costrizione di stare in un posto così aperto, però allo stesso tempo che ti tiene in catene perché appunto è per il lavoro. Di obbligazione, no? Di grande suggestione anche le sagome di gatti in ferro battuto realizzate da Antonio Lagamba, che ora costellano i muretti ed i cornicioni lungo Corso San Francesco. Io ho cercato di sviluppare un'idea semplice, ma con un per invogliare il turista, ma anche il paesano, a visitare i vicoli di Pizzo, che sono meravigliosi. A tirare le fila dell'organizzazione dello Strati Festival, i soci di Radici, Gregorio Torchia, Gloria Pizzonia e Domenico Ceravolo. Hanno vissuto il Pizzo per 3 giorni studiando bene il paesaggio, le strade, i luoghi, le persone, e alla fine quello che hanno tirato fuori sono appunto queste opere che possiamo vedere ora. Opere d'arte fruibili a tutti, il festival nasce per questo motivo, per ridare bellezza a luoghi abbandonati, degradati. Cristina Iannuzzi per l'ACI News 24.